Si può essere l'uomo più sfortunato del mondo, ma contemporaneamente anche quello più fortunato? Impossibile, direte voi. Ed è vero, ma a volte può non essere così. Ad esempio, al signor Tsutomu Yamaguchi è capitato di vedere esplodere le due uniche bombe atomiche che siano mai cadute in due città popolate, ed è anche sopravvissuto ad entrambe. Ma il suo caso è circoscritto soltanto a qualche giorno di fortunate coincidenze. La vita di Frank Lucky Selak, invece, beh, questa è tutta un'altra storia. Curiosità, aneddoti ed episodi bizzarri da tutto il mondo, solo qui, su Atena, la conoscenza in supposte. Frank Lucky Selak è nato in Croazia nel 1929 e adesso è ormai un ex insegnante di musica in pensione, che nella sua vita ne ha viste letteralmente di tutti i colori. Ma avanziamo con calma. Le sue avventure iniziarono nel gennaio del 1962, su un treno che correva nelle lande ghiacciate della Croazia. Improvvisamente quel treno deragliò, andando a finire implacabile in un fiume ghiacciato. 13 persone morirono, Frank invece fu salvato e se la cavò con solo un braccio rotto. Beh, può capitare. L'anno dopo Frank salì per la prima volta su di un aereo. In pieno volo, il portellone dell'aereo, chissà perché, venne scardinato e diversi passeggeri vennero scaraventati al di fuori a causa della differenza di pressione. Anche qui ci furono dei morti, 19 per l'esattezza, ma Frank sopravvisse atterrando, come nella più incredibile delle storie, su di un covone di paglia nel bel mezzo di un campo coltivato. Incredibile. 3 anni più tardi ancora, era su di un autobus che di colpo perse aderenza, finendo un'altra volta in un fiume. Ah, già visto, già fatto, deve aver pensato Frank, che riuscì a nuotare fino a riva, cavandosela soltanto con qualche scoriazione. Poca roba. Passarono altri 4 anni, era il 1970. Il nostro eroe era ad una stazione di benzina quando, inspiegabilmente, la sua macchina prese fuoco e le fiamme avvolsero l'intera auto in un unico incendio. Frank riuscì a divincolarsi dalle fiamme e a uscire dall'auto un attimo prima che esplodesse in 1000 pezzi. Questa volta addirittura senza neanche un graffio. 1973. Altra auto, ma stesso meccanico a quanto pare. La sua auto aveva un gran bel grosso difetto alla coppa dell'olio. L'olio bollente innescò una combustione che attraverso i condotti dell'aria portò le fiamme all'interno dell'abitacolo. Il fuoco questa volta bruciò completamente i capelli del povero Frank, che però non subì nessun altro danno. Finalmente per lui ci fu un periodo di pace che durò più di 20 anni, ma come ogni cosa bella o brutta, era destinata a terminare. Era il 1995. Frank passeggiava tranquillamente lungo il ciglio della strada quando un autobus perse il controllo e lo investì in pieno, decisamente banale e troppo poco pericoloso. Si procurò solo qualche ferita superficiale, infatti. Ed infine, l'anno dopo, Frank stava guidando la sua ennesima auto nuova quando un camion in una curva lo spinse fuori strada. La sua auto colpì un guardrail e Frank di colpo fu catapultato fuori dall'abitacolo in direzione del burrone profondo più di 100 metri nel quale si schiantò la sua auto. Lui dov'era finito? Beh, appeso ad un albero proprio sul ciglio del burrone, naturalmente. Questo potrebbe bastare per descrivere la fortuna sfacciata, ma che dico sfacciata, indecente e indecorosa del nostro eroe. Ma non contenta la dea bendata nel 2003, decise che era arrivato il momento per Frank Lucky Selak di essere ripagato di tutte le sue disavventure, facendogli vincere la lotteria e il relativo premio di 800.000 euro. Poca roba rispetto al resto, direte voi. Ed è vero. Peccato che quel biglietto sia stato l'unico che Frank Lucky Selak abbia mai comprato in vita sua. Impressionante, vero? Provate anche voi un po' di invidia, lo sento. Di certo è che nel mio prossimo viaggio mi accerterò che non ci sia nessun croato di nome Frank nella lista passeggeri. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e commenta e diventa fan della pagina. Atena, la conoscenza in supposte.